All'inizio del video vedrete lui che dice si ficca tutto in bocca. Si ficca tutto in bocca, si ficca. No, no, Gordon non mangia le caramelle. Ma pomato. Cioè. Mamma mia, mamma mia. Questo è Flip, bentornati in questo nuovo videovlog. Oggi sarà un videovlog particolarmente speciale perché non sarò da solo, ma c'è qualcuno qua con me. Sono triste. O sei stanco? No, sono triste. E stanco. Perché deve fare 25 video in serio. Ragazzi, devo preparare i video perché c'è il Carrara Show questi giorni, che vedrete questo video, cioè domenica, lunedì e martedì. Scorsi, arrivo io, no, devo fare 950. Faccio 3 video al giorno, quindi è difficile stare dietro a tutto. E quindi oggi abbiamo un sacco di cose da fare. Guarda, sto editando il The Escapist che uscirà settimana prossima. Mi raccomando, guardate l'ordine di Stephanie nella stanza. È ordinata la camera. Mamma mia. Io sono ordinato nel mio disordine. Voi siete ordinati nel vostro disordine. A posto, a dopo. Quindi. Allora siamo ancora qua a lavorare, ragazzi. Abbiamo appena mangiato. E adesso registra il video di Minecraft che avete visto sabato. Scherzo, vi ho spoilerato. Oggi esce il video di Minecraft insieme a Vegas. Dove scappi? E poi, informazione super importante. Allora, mercoledì 3 giugno, sia quest'essere sia Surri saranno a casa mia. E faremo una streaming, ragazzi, su dopo Twitch. 50 anni, ragazzi. Torniamo, link in descrizione. C'è il cappellozzo. Streaming su Twitch il 3 giugno 2015, quindi dalle 18 alle non si sa quando. Non mancate, link in descrizione. Facciamo l'estrazione delle maglie. Non è che l'estrazione, scegliamo i disegni più belli per estrarre le maglie, che vincono. Le maglie le vincono, le trio e maglie. Trio vince, maglia. Pega su del mio computer per lavorare. Qui c'è la postazione. Ragazzi, dobbiamo continuare a fare i video, se il nostro Carrara Show vi mancheranno i video. Ciao ragazzi, altro vlog, cioè il continuo del non pezzo di prima. L'altro vlog, è la seconda parte. Vabbè. Allora, stiamo andando al parco a registrare un paio di video. Mentre passano le macchine, i motorini, c'è il vento. La pula. Sentirete un macello assurdo. È la zona militare di divieto d'accesso, sorveglianza armata. Qua c'è tipo il mega ippodromo delle cascine. Vabbè. Volevamo dirvi che ci siamo scordati di prima. Che purtroppo non saremo presenti all'Etna Comics perché non ci hanno invitato. Vabbè, tanto abbiamo detto che saremo al Carrara, quindi essere in due luoghi nello stesso giorno non è fattibile. Cioè, almeno per adesso non è possibile. Però, no, poi ci stupiremo. Non ci hanno invitato, quindi non ci sembra il caso di venire, anche perché già a Napoli, che lui ha la casa là ed è stato cacciato, però esatto. Comunque essendoci casa mia, nel caso ci cacciano, noi andiamo a casa. A Catania, se ci cacciano, siamo in mezza strada a barboneggiare, cioè non è fattibile. Ora tutti scriveranno, vi invito io a casa. Ecco. Magari per le prossime fiere, ragazzi, tanto dopo l'estate facciamo sicuramente un evento lì in Sicilia. Però ci saranno comunque le nostre magliette ad Etna Comics. Non tantissime, è passato sta merda. Motorini del cazzo! Questa zona dovrebbe essere verde, non motorini. Verde, capito? Non motorini, color verde, apposito color motorini. È verde, guarda. Ecco. Allora, ci saranno le nostre maglie, non tantissime, quelle dei singoli, quelle del trio, quindi le trovate all'Etna Comics da Boku Shop, B-O-K-U-U Shop. Per avere la cartina magari seguiteci su social. Seguitemi su Instagram. Non abbiamo preso il cavalletto. No, raga. No, no. Ho detto, dobbiamo registrare, ho detto porta il cavalletto e non lo ha portato, e adesso come registriamo? Ragazzi, avete presente? Ci eravamo dimenticati il cavalletto. Ecco, io e Vegas ci siamo inventati questo. Ingegno, ragazzi. Quella è la nostra posizione dove ci metteremo a sedere. E questo è il cavalletto. Lo cadeso. Un tronco con sotto un tronco per farlo mettere dritto. Cioè. Mamma mia, mamma mia. Ragazzi, siamo tornati a casa, abbiamo registrato due video epici. Il mio lo vedrete settimana prossima. E quello di Vegas che è in bagno, non lo so. Vegas, quando lo vedranno il tuo video? Quale video? Quello che abbiamo registrato. Non lo so, del dopo, prima del tuo. Prima il mio. Non è vero. Sì, prima. Io esci giovedì. Ora dobbiamo solamente aspettare che Vegas sia pronto e andremo a cena con due nostri amici. Come avrete capito, il vlog di questa settimana è stato un pochino diverso. Non ci sono state le domande del faccottino, non c'è stata l'apertura dei pacchi, purtroppo. C'è Wilson che si sta a fare la vacanza qua, è rilassato. Ma è contento. Saluta Wilson. Ciao! Quindi niente, ci vediamo tra poco. Non muoverti così. Cosa fai? Se ti cade al finestrino perdiamo la macchina fotografica. Ragazzi, stiamo andando a mangiare, lì c'è un piccolo Stephanie selvatico, lo facciamo così. Rom. Stephanie sta facendo l'ACAB, perché visto che ci sono io in macchina non si sente tanto. No, perché particolare. C'è traffico lì, c'è traffico, ragazzi.
stiamo andando a mangiare il sushi. Lui si rompe il cazzo perché mangia come le galline alle 7 di pomeriggio. Ma qua sono le 8. Ma sei sempre presto. Qua c'è uno sbushi. Ciao. Non sentirete niente in questo video. Siamo arrivati al ristorante. È un po' buio, lo so, però qui c'è Jam. Buonasera. Qui c'è sbushi. Qui c'è Vegas. È un po' di gente. Tutti amici nostri. Abbiamo offerto noi. Sì. Cosa mangi, Vegas? Normali? Cosa ordinerai? No, non sono cose normali. Sì, c'hanno i nomi classici. Non è vero? Sì, Dragon Roll e Rainbow Roll sono i classici. Quei due? Non è che io sono nuovo del sushi. Cosa? Battle Fry Roll? Sai cos'è quindi il Butter Fry Roll? Se no, perché non lo mangio, io mangio il solito Dragon, Rainbow, nigiri di tutti i tipi, e io vado sul classico. Ma tutte ste robe, guarda, in Giappone non esistono. California. Vegas, ragazzi, dovete sapere, nasce in Giappone alla veneranda età di 25 anni fa. 25 e si trasferisce subito a Napoli. Ah, ok. Della guerra. Perché viene dal futuro. C'era la guerra a quei tempi e hanno tirato la bomba atomica. C'erano i samurai e c'era la bomba atomica. Lo so che è prima sì, la guerra fredda, lo sanno tutti che era stata tirata nel 72 in realtà. Seconda guerra mondiale, no, la terza, la quarta, è la terza guerra mondiale quella a cui ha schivato Giuseppe, è quella che non è ancora arrivata, capito? È quella che ho visto nel futuro, poi sono tornato indietro a parlarci, quindi, okay. Quindi gli americani non tirano un'altra bomba in Giappone. Non si può dire, non lo dire. Non puoi dire. Poi questo video va su YouTube, viene cancellato dagli americani perché non si può sapere, no? Cosa? Che sarà lanciato un'altra bomba. Quindi tu sai tutto? Sì, so sempre tutto. Siamo finalmente pronti per mangiare. Guardate qua, qui già, vabbè, ho già mangiato tutto. Siamo pronti per mangiare, i piatti di Stefano sono già finiti. Spero di averlo ripreso, il tuo fail. Il fail mentre... 25 anni di tradizione giapponese e ti fai cadere le bacchette. Buttati nel cielo. Questo è il sashimi. Bagna il nigiri, poi il nigiri si prende e si ficca tutto in bocca, si ficca. All'inizio del video vedrete lui che dice si ficca tutto in bocca. Silenzio senza video, quindi... Siamo giunti anche a casa, dopo un giro e una live su Periscope. Qui c'è Gordon che si morde la... Gordon! Queste figure? Eh? Gordon! Si morde la coda, povero! Vieni qua! Vieni qua! Saluta! Sei sul canale, guarda, ti seguono 500.000 persone! Ti conoscono! Poi prima o poi incontrerai anche il cane di Vegas. Eccolo qua. Vegas. Non si sa dov'è. Allora, Vegas voleva a tutti i costi aprire un pacco. Quindi adesso io appoggio questa qua. E mentre Vegas, tu ti prendo un pacchetto da aprire. Tieni, vada per questo qua. Di chi è quello? Vai! Qui c'è un pacco, ragazzi, che era per Stephanie, ma che adesso è diventato mio. No, è mio. Allora, mittente, non si può dire il cognome, però si chiama Christian. Gordon, che cos'è questo pacco? Apriamolo, dai. Andiamo un po', vai, monta. Devo spingerti. Vai. Ce la fai. Mostralo. Vai. Ce l'ha fatto. Vediamo cosa c'è, Gordon. Calma, Gordon. Che c'è? Non te lo faccio vedere. Voglio vedere, è mio. Allora, vediamo. È stato regalato da Christian, Allora, c'è una maglia, prima cosa. Una maglia? Sì. Una maglia. Per me! Una maglia. Pare... Con attività Stephanie, ragazzi. Guarda, Gordon, una maglia. Una maglia, Gordon. Che altro c'è? Ce l'hai tipo già 4 volte. No, questo è diverso. Non ce l'hai? Io ce l'ho quello lì della pietra rossa. Questa è la guida fondamentale. La guida fondamentale di Minecraft. Fai vedere. Ci sono tipo l'indice con l'introduzione, breve storia di Minecraft. L'indice, il pollice. La parte del... Il mignolo non l'hanno messo? Qua mostra anche tutti i mob, vedete, profilo creeper 44, che è la metà di 88. Il creeper rompe le palle, quindi non è un caso. Vabbè, la pagina 88, vediamo se c'è la pagina 88. Pagina 88.
8. Mentre Gordon dorme. Il libro finisce 87 pagine. Non è vero, 77. 78, 87, uguale. 77. Una vale l'altra. Per non mancare le Goleador. Ciao Step, mi chiamo Christian. Ho 15 anni e ti seguo dai 100.000 iscritti. Ti garbano i castori? Ah, ci sarei a Luca Comics? Ci saremo a Luca Comics, sì, dai. No, no, Gordon non mangia le caramelle. Le Goleador le metto qua dentro, che è il pacco delle Goleador. Sulla borsa di Vegas, sulla borsa di Vegas. Non vado via dalla mia borsa, guarda qua. Mentre Vegas si prova i miei occhiali psichedelici. Sei girato. Non c'entrano, come non c'entrano. Noi ragazzi, ringraziamo per questo video, speriamo che vi sia piaciuto. Vi ricordiamo che domenica, lunedì, martedì siamo a Carrara, al Carrara Show, e che il 3 c'è la streaming. E come sono, spiace, vi sono giusto, se lasciamo mi piace, non ci sono, se non è possibile, 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 se non è poss